Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di un cane molto amato, ovvero il Basset Hound. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Basset Hound, conosciuto anche come Bassotto Gigante, è una razza canina europea e derivante da una razza francese, precisamente il Bloodhound. In particolare da una selezione di bassetti, cani affetti da acondroplasia, nanismo, tali da avere un corpo normale ma con gli arti più corti e torti. Devi sapere infatti che la differenza tra cane bassotto e bassetto è che il primo è di piccola taglia e più lungo del normale, mentre il secondo è di taglia medio-grande, che però ha le zampe corte. La razza che possiamo ammirare oggi deriva dal Basset d'Artois e il Normand, oggi uniti in un'unica razza, ai quali fu unito il Bloodhound. Quindi possiamo dire che questa razza ha origini francesi, anche se dalla FCI gli danno origini inglesi. Il Basset Hound è un cane di taglia media, sono alti dai 30 ai 38 cm e pesano nei maschi dai 30 ai 36 kg e nelle femmine dai 24 ai 30 kg. La loro vita media è di circa 10-12 anni. Inizialmente questa razza veniva usata per il suo eccellente fiuto, specialmente per la caccia di animali da tana. Tutto della sua morfologia è perfetto per questo ruolo. Infatti le sue orecchie così grandi lo aiutano a concentrarsi nel fiuto, gli arti corti e le sue unghie lunghe e spesse lo aiutano a infilarsi in tane e cespugli, mentre la coda, spesso bianca alla punta, aiuta il cacciatore a vederlo nell'erba alta. Ad oggi invece viene più usato come cane da compagnia, dove ci sta anche più che bene data la sua natura tranquilla, paziente, affettuosa e gioiosa sia con grandi che con piccini, anche con le persone che non conosce. Ma attenzione alla sua espressione che tende al triste, perché renderà il Basset Hound molto caparbio, riuscendo ad ottenere sempre quello che vuole. È un cane che ama molto fare lunghe passeggiate, ma se lo vuoi avere come amico che ti faccia compagnia sul divano, non si terrà sicuramente indietro. È un cane facile da addestrare e infatti, grazie a questa sua capacità, è stato usato spesso in diversi film. E questo ha reso la razza famosa. Probabilmente te lo ricordi o l'hai visto nel Tenente Colombo, dove c'è come protagonista con cane, il Basset Hound del Tenente, o Flash, dello sceriffo rosco di Hazard. Anche se questa razza non viene più usata come cane da caccia, rimane la sua indole, quindi la sua estetica non è stata di principale ricerca. Infatti è principalmente consistente, tozzo ma non goffo o impacciato nei movimenti. Direi che è estremamente bassotto. Non è un cane aggressivo, ma diversamente da quello che si può pensare è molto coraggioso e testardo. Basti pensare che nel momento della caccia doveva rimanere concentrato in una traccia per lunghi periodi di tempo. Deve essere molto devoto al suo padrone e in grado di lavorare in muta, il che significa che deve riuscire a lavorare in gruppo con altri cani. È importante sapere che le sue zampe sono corte, ma sono anche molto forti. Il suo pelo liscio è corto e può essere tricolore, nero, fuoco bianco o bicolore, bianco-arancio. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza dolce, leale e anche molto particolare come quella del Basset Hound. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!